Attenzione perché oggi abbiamo un piatto forte, fortissimo. Michel de Montaigne. Ridentem dicere verum, quid vetat? E lo facciamo qua. Allora, questa è una citazione di Orazio. Avete presente Orazio che strazio? L'avete studiato? L'avete già fatto Orazio che strazio? No, non siete ancora stati straziati, ma tutt'altro che straziati dalle risate, perché Orazio è un autore molto divertente, molto, molto sagace, molto pungente e sapido, è molto divertente. Infatti, Montaigne riprende questa. Questo sono due versi di un epigramma di Orazio, appunto. Orazio è un poeta romano del primo secolo avanti, dell'età di Augusto, il primo secolo avanti Cristo, la fine del primo secolo avanti Cristo, primo secondo, primo avanti, primo dopo. Cosa vuol dire? Che cosa vieta di dire il vero, di cercare il vero, cioè di fare filosofia ridendo? Perché non si può fare filosofia ridendo? Ridentem, dicere verum, quid vetat? Chi lo vieta che non si possa filosofare sorridendo e perfino sghignazzando? Ed ecco invece una frase. Una citazione proprio di Montaigne, quindi qui è Montaigne che cita nella sua opera Orazio, invece questa è proprio una sentenza di Montaigne: anche sul più alto dei troni si è sempre seduti sul proprio culo. Quindi credo che possa essere un esempio, no, di, appunto, di fare filosofia sorridendo, se non proprio ridendo, ma anche adesso vedremo a volte addirittura ridendo. Allora, stiamo per affrontare quello che a mio inutile parere è forse il filosofo più diverso, più eccentrico, più originale, sicuramente uno dei più originali dell'intera storia del pensiero filosofico-scientifico. Appunto, Michel, che poi mi ricorda il titolo della famosa canzone dei Beatles, ma i Beatles purtroppo non si riferivano a lui, anche perché qui, lì è Michel con due L e una E finale, quindi Michela. Invece questo è Michele de Montaigne. È un contemporaneo di Giordano Bruno, ma non un compaesano, perché è un francese. Nacque nel 1533, quindi in realtà poi è più anziano di Giordano Bruno, muore nel 1592 e quindi poi muore 8 anni prima di Giordano Bruno e poi soprattutto di morte naturale, no, non come Giordano Bruno arso sul rogo, però praticamente sono appunto quasi coetanei, sono contemporanei. Naturalmente De Montaigne indica che era un nobile, ma attenzione, era un nobile di toga, meglio ancora, era il nipote di un nobile che in realtà in origine era un ricco mercante. Allora, la località di Montaigne si trova vicino alla città francese portuale di Bordeaux, da cui anche, no, perché poi nelle campagne di Bordeaux si produce il famoso vino, che è appunto omonimo, il Bordeaux,
Allora, Bordeaux è sulla costa atlantica della Francia, era ed è una città portuale, commerciale, quindi il nonno di Michel de Montaigne era un ricco mercante, talmente ricco che aveva comprato il titolo e il castello di Montaigne, e quindi il piccolo feudo di Montaigne nei dintorni, nella provincia di Bordeaux. Dunque, da mercante era diventato appunto nobile, ma aveva fatto poi studiare il figlio, cioè il papà di Michel, che era diventato nobile di toga, che era diventato un membro del Parlamento di Bordeaux. Ricordatevi che in Francia i parlamenti sono organi amministrativo-giudiziario, no? Quindi era un giudice amministratore della città di Bordeaux, il padre, e anche Michel de Montaigne, viene fatto studiare per essere appunto avviato alla carriera giuridica, e diventa a sua volta un membro del Parlamento di Bordeaux. Fino a quando il padre muore, gli lascia l'eredità nel 1570, e quindi lui a quel punto diventa, no, basta, smette di lavorare e comincia la sua opera filosofica, anche se a un certo punto la interrompe per diventare praticamente sindaco di Bordeaux, a grande richiesta della cittadinanza di Bordeaux. In una situazione estremamente difficile, in una situazione disastrosa, perché vi ricorderete che nel 1572 in Francia abbiamo la famosa notte di San Bartolomeo, la strage più grave compiuta nell'ambito della guerra civile tra gli ugonotti, cioè i calvinisti fanatici, e i cattolici fanatici, seguaci di Enrico di Guisa, seguaci della grande famiglia aristocratica dei Guisa. Montaigne viene chiamato un po' come nell'antica Roma era stato chiamato Cincinnato, viene chiamato a fare il sindaco proprio per evitare, per cercare di evitare che la guerra civile insanguinasse anche, dividesse la cittadinanza di Bordeaux, e insanguinasse anche la città e la provincia di Bordeaux. E Montaigne riesce effettivamente in questa difficilissima impresa politica, cioè riesce a fare di Bordeaux un'oasi rispetto alla guerra civile che infuriava in quasi tutte le altre province della Francia. In base a che cosa? In base al fatto che lui non è un fanatico, e quindi non si schiera né dalla parte dei Guisa né dalla parte dei Borbone né dalla parte dei calvinisti. Attenzione, lui è un cattolico. Lui, adesso poi lo vedremo, Michel de Montaigne era un cattolico ortodosso, ma anche se poi molto, molto originale, molto, molto particolare. No, ma comunque credeva nella dottrina cattolica, interpretata poi, vedremo, un po' a modo suo, ma comunque riconosceva l'autorità del Papa, l'autorità dei vescovi, ma assolutamente non era un fanatico, e quindi non era un seguace dei Guisa, no? E questo ci attesta che quantomeno una minoranza di cattolici francesi, quantomeno, adesso poi è difficile fare una stima, una minoranza dei cattolici francesi durante la guerra civile non si schierò dalla parte dei Guisa, cioè di quella fazione fanatica dei cattolici francesi,
che appunto combatteva in modo cruento, violento gli ugonotti, cioè i calvinisti francesi. In questo modo, Montaigne riuscì a fare da mediatore, non schierandosi né con gli uni né con gli altri, rischiò molto perché ovviamente si attirò, gli odi sia dei cattolici fanatici sia almeno in parte, dei calvinisti, però al tempo stesso riuscì invece soprattutto a diventare un mediatore, cioè a svolgere un'opera diplomatica di accordo, di compromesso, di negoziazione, che appunto evitò che anche a Bordeaux ci fossero scontri violenti tra ugonotti e cattolici fanatici, non solo, ma fu uno degli artefici degli accordi tra Enrico III ed Enrico di Navarra, il futuro Enrico IV. Una volta però conclusa la sua missione politica, tornò nel suo castello e tornò a lavorare alla sua opera filosofica, unica in due sensi, unica perché fondamentalmente ha scritto solo quest'opera filosofica, un'opera filosofica che in francese si intitola Essai, ovvero saggi, saggi. E adesso poi ne parleremo. Quest'opera la scrisse a partire appunto dagli anni 70 fino al giorno stesso della sua morte, e quindi poi la pubblicò in varie edizioni, ogni volta ampliate a partire dagli anni 80, e poi appunto l'ultima edizione ovviamente sarà un'edizione postuma curata da una sua amica amante intellettuale, perché appunto continuò a scrivere i suoi essay fino al giorno della sua morte. Morì per problemi di calcoli renali, per gli stessi problemi di calcoli renali, il danno della matematica, gli stessi problemi di calcolosi renale. Precedentemente, negli anni precedenti, aveva viaggiato, ma in realtà aveva viaggiato per andare nei luoghi termali, nei luoghi dove si diceva appunto, nelle terme nelle quali si diceva ci fosse, e c'era anche un'acqua che favoriva appunto la terapia, che costituiva una terapia per i calcoli ai reni. E quindi, ma in realtà a Montaigne piaceva viaggiare, in parte era anche una scusa per poter viaggiare, e viaggiò molto, anche e soprattutto in Italia. Lasciò scritto, ecco, forse l'unica altra opera oltre gli essay fu un resoconto, un diario di viaggio, il diario di viaggio in Italia, appunto del viaggio che fece nella penisola italiana, alla ricerca di acque termali capaci di curare la sua calcolosi renale. Bene, però comunque alla fine purtroppo ne morì, purtroppo solo nel senso che probabilmente avrebbe potuto anche vivere più a lungo, certo che prima o poi pare che non ci sia molto da fare, si debba morire. Bene, a questo punto, entriamo nel merito, un po' più nel merito della sua filosofia, anche se è praticamente impossibile
parlare della... È impossibile spiegare la sua filosofia come si spiegano le filosofie degli altri filosofi. Perché questa sua opera, gli essai, come lui stesso la chiama, adesso poi vi leggo l'introduzione così potete capire molto meglio. Allora, ascoltate, proprio è l'introduzione. Questo lettore è un libro sincero. Ti avverte fin dall'inizio che non mi sono proposto con esso alcun fine se non domestico e privato. Non ho tenuto in alcuna considerazione né il tuo vantaggio né la mia gloria. Le mie forze non sono sufficienti per un tal proposito. L'ho dedicato alla privata identità dei miei parenti e amici, affinché, dopo avermi perduto, come toccherà loro ben presto, possano ritrovarvi alcuni tratti delle mie qualità e dei miei umori, e con questo mezzo nutrano più intera e viva la conoscenza che hanno avuto di me. Se lo avessi scritto per procacciarmi il favore della gente, mi sarei adornato meglio e mi presenterei con un atteggiamento studiato. Voglio che mi si veda qui nel mio modo d'essere semplice, naturale, consueto, senza affettazione, cioè senza ostentazione, né artificio. Perché è me stesso che dipingo, è me stesso che dipingo. Si leggeranno qui i miei difetti, presi sul vivo, e la mia immagine naturale, per quanto me l'ha permesso il rispetto pubblico. Perché se mi fossi trovato tra quei popoli che si dice vivano ancora nella dolce libertà delle primitive leggi di natura, ti assicuro che ben volentieri mi sarei qui dipinto per intero e tutto nudo. Così, lettore, sono io stesso la materia del mio libro. Non c'è ragione che tu spenda il tuo tempo su un argomento tanto frivolo e vano. Da Montaigne, il 1º marzo 1580. So se avete colto, posso aggiungere un'altra sua sentenza successiva. Ascoltate. Che parla appunto della sua opera, gli essai. Insomma, tutto questo cibreo, essai uguale cibreo, adesso vedremo poi che cos'è il cibreo, tutto questo cibreo che vado scarabocchiando qui non è che un registro delle esperienze della mia vita, che è per salute interiore abbastanza esemplare a prenderne l'insegnamento alla rovescia. Lo ridico, insomma, tutto questo cibreo che vado scarabocchiando qui non è che un registro delle esperienze della mia vita, che è per la salute interiore abbastanza esemplare a prenderne l'insegnamento alla rovescia. Spero abbiate colto. Inoltre, altrove, a questo proposito, sempre però,
Montaigne scrive che questo suo libro, adesso poi vi dico anche perché Cibreo, che questo suo libro è stato scritto da lui non più di quanto lo stesso libro abbia scritto lui stesso, abbia scritto la sua vita. Cioè, non solo e non tanto è lui che ha scritto il libro, ma anche e ancor di più è il libro che ha scritto lui stesso, che ha scritto la sua vita. Il libro è il soggetto che ha scritto Montaigne, nel senso complemento oggetto. Il libro ha scritto Montaigne. Perché? Cosa vuol dire? Che lui, scrivendo questo libro, che naturalmente riguarda la sua vita, riguarda lui stesso, la sua persona, certo, adesso lo vedremo, in realtà riguarda tutto, ma a partire dall'esperienza concreta di lui stesso, della sua persona, appunto perché questo libro è una sorta di diario intellettuale, è una sorta di registrazione, trascrizione di una vita quotidiana. Scrivendo questo libro, mentre lo scrive, alla fine è il libro stesso che scrive lui, perché da quello che scrive Montaigne poi trae delle indicazioni sul suo modo di vivere, sul suo modo di comportarsi. Cioè è un libro che retroagisce sul suo autore e dunque cambia la vita del suo autore. E questo già ci dice una tesi fondamentale di Montaigne. Per Montaigne, filosofare scienza significa vivere in un certo modo. Per Montaigne, la filosofia è innanzitutto, soprattutto, un modo di vivere, e qualsiasi ulteriore speculazione filosofica non vale niente se non parte da un modo di vivere filosofico. La filosofia non è innanzitutto e soprattutto una teoria. La filosofia, secondo, o meglio, il filosofare scienza, secondo Montaigne, è vivere in un certo modo, è un preciso modo di vivere. E solo in base a questa filosofia vissuta, giorno per giorno, nel quotidiano, in ogni azione quotidiana, lo dice lui, lo dice esplicitamente, anche quando vado a cacare, perché oltretutto non si proibisce il linguaggio sboccato, assolutamente. I suoi essai sono pieni di vocaboli sofisticati, di vocaboli raffinati, tanto quanto di vocaboli volgari, dire pane al pane. E quindi, no, vedete, il culo è il culo, non è che si deve chiamarlo, no, il preterito. Il culo è il culo, chiamalo come, parla come mangi. Bene, solo se si vive filosoficamente si può fare della buona teoria filosofica. Ok? Bene. Dunque, a questo punto, perché è un cibreo? Perché lo chiama? Che cos'è il cibreo? Allora, il cibreo è un piatto della cucina toscana. Lui appunto aveva viaggiato in Italia e aveva. Allora, a questo punto ci vuole un'ulteriore aggiunta. La vita filosofica condotta e proposta da Montaigne è anche una vita edonistica, è una vita che accetta che l'uomo sia un essere fisico, sia un essere anche corporeo e che quindi abbia
dei bisogni, abbia dei desideri e dunque goda di piaceri. Da questo punto di vista possiamo dire che Montaigne, poi lo vedremo, è un edonista però è un edonista controllato, è un edonista moderato, è un edonista che sostiene che per essere veramente edonisti, cioè per godere veramente appieno, bisogna usare la temperanza come contorno. La temperanza, la moderazione, l'astinenza non solo non è qualcosa di contrario al piacere, ma è uno strumento per incrementare il piacere, perché se abbiamo tutto sempre, non desideriamo più nulla, non godiamo più nulla. Dunque, per godere veramente, bisogna essere parchi, bisogna essere sobri, bisogna essere moderati, ma attenzione, poi aggiunge subito, bisogna essere talmente moderati da moderarsi perfino nella moderazione. Moderazione, ma anche moderazione della moderazione. Se io sostengo la moderazione, allora devo applicarla alla stessa moderazione. Dunque devo moderare anche la moderazione, ovvero ogni tanto qualche eccesso ci vuole. Ok? Allora, una volta appunto, quindi tra i piaceri della vita c'è il cibo, c'è la gastronomia, l'arte culinaria. Culo, arte culinaria, c'è un chiaro rapporto. L'arte culinaria, quindi lui era in questo senso, era un gourmet, no? Sapete che in francese gourmet vuol dire un buon gustaio, cioè uno che sapeva scegliere, gustare le vivande, i vini, certo no, in modo temperato, in modo moderato, non si negava cibi, non si negava bevande e appunto in Italia gusta questo minestrone, il cibreo è un minestrone toscano a base di frattaglie. No, di fegatini. Oh cavoli, è saltata la connessione. Ci voleva proprio nel momento topico. Sembra uno scherzo proprio di Montaigne. Allora, vedete cosa accade durante la DAD? Accade anche comunque che spesso e volentieri che la connessione cade, hai perso la connessione di rete, tentativo di riconnessione. Non è la prima volta che mi succede. Cari estimatori, osannatori della didattica a distanza, sappiate, se non l'avete ancora toccato con occhio e con orecchio, che significa spesso appunto dover interrompere la lezione, fare delle lezioni a singulto. Bene, magari in questo caso interrompere il mio sproloquio è qualcosa di encomiabile, di positivo. Sicuramente Montaigne, che era un esaltatore della modestia, un esaltatore dell'umiltà, sarà contento sicuramente in questo momento, se la ride giustamente alle mie spalle e io continuo ad aspettare che si riconnetta, ma ormai siamo alla fine della lezione e quindi temo che dovrò terminare senza terminare, ma anche questo alla fine si addice a Montaigne, perché più che mai la filosofia di Montaigne è interminabile, è inspiegabile, no? Non si potrà mai, ritengo, riuscire a spiegare l'intera filosofia di Montaigne. L'unica cosa è leggere gli essai. In quanto cibreo. Bene, basta, ormai l'ora è finita, per fortuna le
L'interruzione questa volta è arrivata negli ultimi minuti. Arrivederci.